Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video dei prodotti finiti del periodo. Allora, parto con un prodotto che non ha proprio finito, ma praticamente si può considerare tale, perché stasera o domani, insomma, finirà. È il detergente intimo Neutromed, quello lenitivo. È un prodotto che costa pochissimo, tipo 99 centesimi, e non è la prima confezione che utilizzo, perché quando sono stata a casa dei miei genitori avevano questo prodotto, quindi questa sarebbe la seconda confezione che utilizzo. È un buon prodotto, lava bene, rimane comunque delicato sulla zona, non mi ha causato problemi di irritazioni o pruriti, quindi è un buon prodotto. Mi sono scordata di dirvi, ma tanto ormai credo lo saprete, giù nell'info box trovate tutti i vari link dei prodotti che vi mostro, che vi rimandano al mio blog, in modo da poter trovare inci, appallini, prezzi, recensioni, dove trovare i prodotti, eccetera, se avete bisogno di maggiori dettagli. Comunque, altro prodotto terminato è il deodorante di Balea, Pacific Vibes. Non so parlare oggi, scusatemi, ma non so come mai. Comunque, 0% alluminio, è un prodotto che mi è piaciuto, come tutti i deodoranti di Balea. A me piacciono tantissimo i deodoranti di Balea. Qui c'è scritto che ha il profumo di frangipane. Io che adoro il frangipane posso dirvi no. È un profumo comunque tropicale, molto forte, devo dire. Buono, ma non saprei neanche descrivervelo bene. Comunque a me questi deodoranti piacciono perché hanno delle buone profumazioni che si sentono, quindi possono essere anche utilizzati al posto dei profumi, volendo, come acqua e corpo profumata. Infatti qua c'è scritto Deo Body Spray. Io lo utilizzo solo come deodorante, non mi causa problemi di irritazioni, soprattutto dopo la rasatura, mi dura tutto il giorno e non puzzo, quindi lo applico la mattina, la sera quando vado a mettermi il pigiama per andare a letto sento ancora il profumo del deodorante, quindi buonissimo prodotto. Ho terminato finalmente il Dermomed crema di sapone, talco e iris senza parabeni. 100 ml di prodotto. Allora, questo qua io lo utilizzo, l'ho utilizzato nel lavello di cucina. Questo sapone lo aveva acquistato mia nonna, che è morta 3 anni fa quasi, e io ho iniziato a utilizzarlo, me lo ricordo benissimo, quando lei stava molto male, dopo pochi giorni è morta. Quindi io questo sapone ce l'ho in cucina da quasi 3 anni e non ne potevo più. Io queste confezioni così grandi non riesco a terminarle, perché anche se comunque mi lavo, non è che sono una puzzona, però io utilizzo poco prodotto ogni volta, quindi terminare un prodotto così grande per me è una roba, è un'agonia. Quindi sono contenta di averlo terminato, mai più una confezione così grossa. Comunque, mi è piaciuto, non secca le mani, lava bene, fa una bella schiuma, costa pochissimo e la profumazione è molto buona, si sente il talco e si sente anche l'iris. Buono, i prodotti Dermomed a me piacciono, i gel doccia, mi piacciono molto i deodoranti, mi piacciono saponi intimi, quindi diciamo che Dermomed è una marca che comunque da supermercato, molto economica, che ogni tanto acquisto perché comunque mi piace. Poi ho terminato, sempre per le mani, in realtà ce n'è ancora un pochino nel dispenser del bagno, comunque volevo togliere di mezzo il vuoto. Il sapone per le mani di Balea della linea Be Happy, questa qua con la talpa, è un sapone che tra l'altro ha anche un buon inci e qui c'è scritto che ha il profumo di arancia e fiori di vaniglia. La profumazione è una profumazione fresca che però non mi ricorda né le arance né la vaniglia. Forse leggermente verso la fine una sensazione di agrumata la sento, ma non lo so, comunque è buono, è una profumazione che mi ricorda il mare e l'estate, non so perché, lo collego a qualche vacanza, non ne ho idea. Comunque è un buon prodotto, è un gel abbastanza denso che fa abbastanza schiuma, lava bene le mani e non le secca per niente, quindi buonissimo prodotto, pagato intorno ai 99 centesimi. Era un'edizione limitata, ma questa edizione limitata in passato era già uscita, non proprio uguale ma simile, quindi magari ecco, tenete d'occhio queste collezioni perché più o meno ritirano fuori tutto, ecco.
sempre per le mani ho terminato anche l'Isoform, questo qua protezione mani, diterge e rimuove i batteri. Questo qua io avevo utilizzato dai miei genitori la variante Fresh. Questo invece mi è piaciuto di più perché era più, non era in gel come l'altro, ma era un po' più in crema, quindi andava a seccare meno le mani e rimaneva comunque più delicato sulla pelle. La profumazione è buona, sa di pulito e mi è piaciuto, ne ho altre due confezioni e ve lo consiglio, non sono male questi prodotti. Io questo sapone qua lo utilizzo quando entro in casa, vengo da fuori, entro in casa, lavo le mani con questo, altrimenti quando sono in casa io le mani le lavo con prodotti del genere che magari sono un po' più delicati. Un altro prodotto che ho terminato e sono contentissima perché ce l'avevo da un sacco di tempo e sono anche triste perché era un prodotto che mi piaceva molto, un prodotto che vi ho menzionato in mille video, ed è questa crema per il viso di Winnie's Natural ed è la crema giorno. Questa linea si può trovare solo da, perché me lo chiedete in tanti, solo nelle farmacie, parafarmacie e in alcune erboristerie. Non è una linea pensata per la grande distribuzione, supermercati, Tigotà, eccetera. Hanno dei prezzi un po' più alti rispetto agli altri prodotti delle altre linee, ma sono migliori, sono più validi secondo me. Una buona crema, una buona profumazione, l'ho utilizzata più o meno tutto l'anno per tipo 2 anni, tolti i periodi più caldi perché quando fa molto caldo io nel viso non applico niente se non il tonico. Buona, va a idratare la pelle, non la va ad appesantire, mi è piaciuta tantissimo, veramente tanto, straconsigliata, io ne mettevo pochissima, io ho una pelle normale mista. Ma appunto se andava solamente saputo a dosare questa crema, veramente ottima, ve la straconsiglio. Poi ho terminato della linea d'oro di Elan il Bio Lip Gloss, l'ho utilizzato tantissimo, c'è stato un periodo se anche tutto rotto, c'è stato un periodo che lo mettevo molto molto spesso quando uscivo, poi l'ho un pochino abbandonato, poi l'ho ripreso, ora è praticamente finito ma quel poco che c'era si è seccato, quindi è da buttare. Un buon prodotto, non andava a seccare le labbra, la colorazione era carina anche se forse un pochino troppo chiara per me, per le mie labbra, perché me l'andava leggermente a cancellare, però mi è piaciuto, non appiccicava, buono, veramente buono. Poi ho terminato delle salviettine struccanti Sien senza profumo, mi piacciono tanto, costano poco, 25 pezzi. E anche se hanno questa apertura rimangono ben imbevute fino alla fine. Questo pacchetto era un pacchetto che non pensavo di avere, era già aperto e me l'ero scordata in un cassetto, quindi penso che almeno 6 mesi, era aperto da almeno 6 mesi e comunque le salviettine continuavano ad essere imbevute. Non irritano gli occhi, non irritano la pelle, non la vanno a seccare e struccano abbastanza bene. Ovviamente poi il viso comunque va struccato con uno struccante normale e poi lavato, lo sappiamo tutte, però ecco, io le salviette struccanti le utilizzo quelle volte in cui torno la sera tardissimo, tipo alle 3 di notte, non ho voglia di lavare il viso, struccare il viso, eccetera, eccetera. Passo la salvietta per lavare via il grosso del trucco e non lasciare lo stampo sul cuscino e poi ci penso l'indomani. So che non si fa, ma tanto io faccio così. Quindi vi dico, a me sono piaciute, non è la prima volta che le acquisto, buone. Ho terminato poi dei prodotti che ho trovato nel calendario dell'avvento di Balea e nel calendario dell'avvento di Alverde. Allora, intanto, due scrub per il corpo, monodose. Uno di Balea, questo qua, Magic Time. Allora, il profumo non mi è piaciuto, è troppo 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 forte, non mi è piaciuto, sono dei sali che sono abbastanza asciutti, cioè non sono con sale e olio, ecco, è solamente sale umidiccio.
Vanno messi su pelle poco umida perché sulla pelle troppo bagnata, proprio bagnata, fanno poco. Sulla pelle invece più asciutta scrubbano molto di più, quindi lì va anche visto quale effetto volete avere voi sulla pelle. Quindi io lasciavo la pelle leggermente umida e lo andavo a passare, comunque lasciava la pelle liscia e idratata. Buono! Tra l'altro gli ingredienti di questo scrub sono pochissimi e sono buoni, hanno a pallini verdi. Ora questo qua sicuramente in negozio non lo trovate, però Balea fa un sacco di scrub per il corpo, sia monodose sia nei barattolini, quindi vi consiglio di dare un'occhiata. La profumazione non mi è piaciuta, ma il prodotto sì. Altro prodotto del calendario dell'avvento di Balea è questo scrub di Alverde. Praticamente uguale all'altro, anche qua sali molto asciutti, io li utilizzavo su pelle leggermente inumidita, anche qua pelle idratatissima, morbida, quasi non andavo a sentire l'esigenza di mettere una crema dopo. Ho trovato più idratanti questi di Alverde rispetto a questi qua e devo dire che la profumazione di questo mi è piaciuta. Questa qua ha una profumazione di arancia, un po' agrumata, buona. Mi sono piaciuti più questi. Poi di Balea ho terminato questa maschera per i capelli, mi ha lasciato capelli molto morbidi, luminosi, facili da pettinare, il profumo è fantastico, veramente buonissimo, e con questa maschera da 20 ml io ho fatto due applicazioni. Buono, anche qua Balea vende, anche Alverde, vendono proprio le bustine così da monodose, ma poi in realtà due o tre applicazioni le fate. Costano pochissimo e se volete provare un prodotto prima di acquistare la full size sono anche comodi. Poi, sempre nei calendari vari, ho utilizzato anche questi tre prodotti. Allora, il doccia crema di Balea, mi dispiace sia l'edizione limitata del calendario dell'avvento perché io questo l'avrei acquistato in full size. Allora, qua praticamente è profumo di nocciola, biscotto alla nocciola. Allora, voi non potete capire, se chiudete gli occhi e l'annusate, sembra veramente crema di nocciola, cioè non c'è differenza tra questo e il barattolo di crema di nocciola che si mangia, veramente è quello, è quel profumo. Non stucca, ma fa venire fame. Giuro, io non so come rendervi l'idea di quanto è veritiero questo profumo, perché tante volte capita di acquistare prodotti al profumo di cioccolata, che sì, ricorda la cioccolata, ma non è vera cioccolata. Questa è vera cioccolata, cioè io sconvolta da questa profumazione come bambini di 3 anni. Colorato come appunto la crema di nocciola, quindi sembrava proprio una cremina da mangiare. Mi è piaciuto, lavava molto bene la pelle, faceva una bella schiumetta a contatto con l'acqua, anche se comunque era una crema, e appunto perché era una crema non andava a seccare la pelle, quindi ottimo, delicato, efficace, profumo pazzesco, buonissimo, mi dispiace, ripeto, che non ci sia la taglia grande da acquistare. Di Alverde invece ho terminato questa doccia crema, questa qua. Non mi ricordo a che profumo è, perché poi è scritto tutto in tedesco, comunque sul mio blog lo trovate, scritta, la trovate la recensione di questo. La profumazione è gradevole, ma non, niente di che. Però anche qua lo stesso, lava bene, è una cremina che fa schiuma a contatto con l'acqua, non secca la pelle, delicato, anche questo buono. Ho terminato poi anche il gel detergente per il viso di Alverde con aloe vera. Un buon prodotto, non va a seccare eccessivamente la pelle, non brucia gli occhi, non tira la pelle del viso, lava bene, pelle pulita, buono, niente da dire, buono. Poi ho terminato anche questa mini taglia di shampoo che sinceramente non so neanche dov'è che ho preso. 24 ore Gold è lo shampoo di Biotop Professional, credo forse in qualche busta presa al Cosmo Prof. Era uno shampoo pieno di micro glitter dorati. E quindi già boh, strano. Comunque la profumazione del prodotto è era buona, sì, faceva anche una buona schiuma e mi ha lasciato capelli molto puliti. L'unica cosa è che mentre lavavo capelli sentivo una sensazione di capelli appesantiti, non lo so, proprio, e infatti ero lì che mi lavavo capelli e
Pensavo, oddio, ora devo rilavarli nuovamente. In realtà poi non mi ha appesantito i capelli, non me li ha sporcati, anzi me li ha lavati molto bene, però mi ha dato questa sensazione. Poi ho terminato un set che mi è stato regalato al Sana dall'azienda. Questi prodotti si possono trovare al Ticotà o su Eccoverde. Allora, la confezione era questa qua di Neobay, linea Origin, ed è la linea per le pelli sensibili. Io ho utilizzato questi prodotti in combo per appunto capire l'effetto che potevano avere su di me questi prodotti. Allora, la linea era composta da tonico, latte detergente, maschera viso e crema viso notte. Allora, parto dal latte detergente che per me è un no perché non è adatto al mio tipo di pelle, è troppo pesante per me. Lo consiglio a chi ha una pelle secca. La profumazione non mi è piaciuta, non l'ho utilizzato per struccare, ma per detergere il viso in quelle serate dove avevo la pelle molto secca, perché per via della mascherina ho la zona, soprattutto intorno al naso, secchissima. È troppo pesante, mi lasciava la pelle un po' unticcia. Il tonico mi è piaciuto, la profumazione meglio, devo dire. Mi lasciava una sensazione di freschezza sulla pelle, quindi ottimo da utilizzare al mattino. Non è però un tonico che mi ha fatto dire wow, lo riacquisto, ecco, non male, ma nulla di che. Poi, la crema per il viso, buona, mi è piaciuta, non mi andava ad appesantire la pelle, l'ho utilizzata anche di giorno tranquillamente perché appunto, visto la zona più secca, la mettevo anche di giorno, non mi lucidava, non ungeva, non faceva scia bianca, la crema è una buona crema. Per quanto riguarda invece la maschera per il viso, che è appunto per pelli sensibili, io devo dire che ho dovuto risciacquarla prima del previsto perché nella zona del naso mi bruciava terribilmente, quindi è dove avevo la pelle più secca, quindi ho sciacquato via tutta la maschera e avevo la pelle rossissima, proprio rossissima, e i pori dilatati che io ho normalmente in questa zona erano crateri, quindi mi ha invecchiato di 10 anni e quindi anche no. Quindi, alla fine, utilizzando tutta la linea in combo insieme, devo essere sincera, non sono prodotti che andrei a acquistare, anche perché sul mio blog i prezzi potete trovarli, perché li ho scritti, costano tanto questi prodotti e per il prezzo che hanno, assolutamente no. Soprattutto la maschera per il viso, che è per pelli sensibili e vi porta via la pelle. Ovviamente, poi, le opinioni sono soggettive, quindi magari a me questo set non è piaciuto, ad altre persone magari può sembrare fantastico, però per la mia esperienza questi prodotti non li andrei a riacquistare. Ho anche un'acqua micellare in taglia grande di Neobay che proverò più avanti, però ecco, questo set non mi è piaciuto. Poi infine ho terminato quattro campioncini. Allora, il balsamo di La Saponaria Moringa Limone, la profumazione non mi è piaciuta per niente, ma il balsamo sì perché andava a districare bene i capelli e non li andava ad appesantire. Ho terminato anche lo shampoo Salvia Limone di La Saponaria, un buon prodotto, avevo utilizzato anche la full size di questo e mi è piaciuto. E poi ho terminato due campioncini della linea Sinara Shell di Elan, della crema rimodellante rigenerante, profumazione mentolata, una crema che fa molta scia bianca, questo permette un bel massaggio. Poi si va ad assorbire, non appiccica la pelle, la idrata bene. Con ogni campioncino ho fatto due applicazioni perché io l'ho utilizzato solamente su glutei e cosce. Mi è piaciuto, non l'ho trovato malaccio, ecco. Bene, quindi questi sono stati i prodotti che ho terminato. Fatemi sapere che cosa avete terminato voi, se c'è qualche prodotto che volete consigliarmi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!